Avvocato Certino, novembre è il mese della riflessione sulla violenza contro le donne. Anche quest'anno avete organizzato una giornata. Qual è l'importanza di questa iniziativa? L'importanza che non si deve fermare soltanto il 25 di novembre. Il 25 di novembre ci è stato letteralmente imposto dall'ONU. L'ONU con una sua risoluzione chiede, o meglio ancora impone a tutti gli stati del mondo, a tutti i paesi del mondo, di organizzare eventi al fine di informare, incoraggiare e rendere praticamente pubblico una situazione come violenza sulle donne così rilevante e notevole. L'importanza del 25 è diretto a tutti i cittadini, a tutte le associazioni presenti sul territorio, sia politiche che non. Questa iniziativa serve soprattutto ad incoraggiare, a sensibilizzare, ad informare le donne, ma soprattutto, e a mio parere, quindi una mia considerazione personale, quegli uomini che devono comprendere che la donna non è un oggetto che appartiene a loro e devono essere praticamente dirette da loro stessi. Questo è il 25. Il 25 sensibilizzare. Dal punto di vista giuridico, come è cambiata la legge e che tutele ci sono in più per le donne? Allora, in tutti questi anni ci sono stati notevoli interventi legislativi. Io voglio fare un passo indietro. Siamo nel 1950, quando in un piccolo paesino siciliano, perché è importante, siamo in Sicilia e voglio dare rilievo a questa terra, una piccola donna si ribellò a un sistema patriarcale. Sto parlando di Franca Viola. Grazie a quel coraggio di questa donna, sostenuta e appoggiata dalla famiglia, attenzione perché stiamo parlando di un sistema patriarcale, dalla quale si ribellò al matrimonio riparatorio. Noi dobbiamo dire grazie a lei, perché grazie alla sua ribellione finalmente nel 1986 intervenne una legge del Parlamento che modificò totalmente il sistema legislativo di quel tempo, perché ricordiamoci che la violenza sulle donne era considerata un reato contro la morale. Con Franca Viola, ripeto ancora, grazie a lei e al suo coraggio, divenne un reato contro la persona. Piccoli passi sono stati fatti fino ad arrivare nel 2019 con il cosiddetto codice rosso, ma il codice rosso non si è fermato, perché gli ultimi interventi legislativi che sono subentrati anche quest'anno nel 2022 mirano soprattutto a un attento studio su quello che succede non soltanto nel nostro paese, ma a livello diciamo internazionale, ad comprendere effettivamente quali sono i sistemi, gli strumenti al fine non tanto di risolvere il problema, perché purtroppo non si può risolvere, ma soprattutto prevenire. Sembra strano, ma è così, prevenire, educare i giovani ad un futuro migliore, soprattutto nel rispetto e nella parità di genere. Questi sono gli ultimi interventi legislativi. Cosa possiamo dire nel 2022 a quelle donne che continuano a subire violenze domestiche? Si parla sempre delle donne uccise, ma questo potrebbe essere la punta dell'iceberg. Ci sono ancora tantissime donne che all'interno della propria famiglia subiscono continuamente soprusi e violenze. È un aspetto forte. Dire a una donna di essere coraggiosa non è semplice, perché chi subisce una violenza psicologica e fisica non può maturare graduatamente il coraggio, se si può definire così, di dire no a quella violenza. Non è semplice. Io non ho mai subito violenza, ma pensare che una donna subisca violenza e dire devi avere coraggio e ribellarti è semplice. Belle parole. Ecco perché gli ultimi interventi legislativi mirano proprio ad educare la gioventù, mirano ad intervenire nelle scuole, mirano ad far comprendere cos'è la violenza di genere, discriminazione, violenza di genere. A una donna che subisce violenza, io direi semplicemente di avere coraggio e ad assumere quella dignità di essere donna. Dignità. E in ogni caso denunciare. Denunciare sì, ma a volte il sistema giudiziario e burocratico non aiuta queste donne a riconquistare un posto
nella società. Però ribadisco, gli ultimi interventi mirano anche questo, al fine di aiutare quelle donne che si ritrovano non soltanto violentate psicologicamente e fisicamente, ma addirittura un aiuto economico. Anche questo prevede le ultime riforme che sono subentrate. Addirittura all'interno del Consiglio dei Ministri è stata istituita una commissione pari opportunità al fine di studiare, analizzare, informarsi, obbligare, questo è importante, obbligare gli enti e l'associazione ad attenzionare questo organo se nel territorio vi sono più o meno violenze di questo genere, quindi violenze di genere. E addirittura sono state stanziate diverse migliaia e centinaia di euro per poter aiutare queste donne, tant'è che molte associazioni si sono attivate al fine di invogliare, stimolare, se possiamo dire così, incoraggiare queste donne che oggi non verranno lasciate da sole.